Siamo all'interno del Castello Normanno Svevo di Mesagne, è un importante convegno che si sta svolgendo sulla legislazione e prassi giudiziaria nella perizia grafica. Quanto è importante? È importante perché ci offre la possibilità di un scambio di conoscenze sul sistema della perizia grafica, sul sistema giuridico italiano e forse si può dire che facciamo un parallelismo, vediamo cosa porta di nuovo, cosa manca per il forse futuro sistema europeo di perizie, di legislazione unitaria. Secondo me è questo, il scambio di idee e di conoscenze è importante. La grafologia, secondo lei, ha bisogno di ulteriori modifiche oppure siamo già arrivati a un punto fine? No, la grafologia come scienza non ha bisogno di modifiche, si modifica da sola, ogni giorno trova cosa di nuovo, è una scienza veramente importante, ma è poco conosciuta e secondo me è poco valutata all'esterno dell'Italia, perché la gente ha una percezione della grafologia come indovinare sulla scrittura. No, è scientifica, non è un modo di indovinare, è una cosa scientifica e si deve valutare, si deve fare più conosciuta. Quindi la grafologia è importante per il nostro paese nelle attività forense? La grafologia italiana è una scuola, secondo me, molto importante. È una scuola che è parte del tesoro scientifico italiano, il tesoro culturale e scientifico. Lei ha avuto possibilità di visitare la nostra città, che cosa ne pensa? Ma sono tante volte che sono venuto a Mesagne e vengo con piacere, è una bellezza, è un borgo che amo sempre, il borgo antico, e la gente qui, come si mangia, come si vive qui, è bellissimo.